battuta di shopping autunnale. Spoiler, non ho trovato niente, o comunque niente di interessante, perché nella mia città ancora non hanno messo fuori le cose di Halloween. Però ho preso giusto due cosine, ve le faccio vedere. Ormai lo sapete, sono ossessionata dai fantasmi e ho preso questo qui che adesso andiamo ad aprire. Cos'è? È un fantasmino che si dovrebbe illuminare, quindi diciamo pure che non ho resistito e l'ho voluto prendere. Mi sembrava troppo carino, adesso lo apriamo e vediamo come si illumina, sperando ci siano già le pile. Ma in realtà c'è scritto candela Halloween qui sopra, cioè non sto capendo. Niente, apriamo perché non capisco. Comunque quanto è cute, troppo carino. Andiamo ad aprire e vediamo che cos'è. Sotto sicuramente si accende, quindi sarà una di quelle candeline elettriche a questo punto. Ok. Momento della verità, vediamo se si accende e come si accende. Sopra non ha lo stoppino, cioè non è una candela di quelle finte candele, insomma è una specie di abat-jour di quelle che si premono sopra la testa, però ha l'interruttore sotto. Vediamo. Rimango male se non succede niente. Questo anche quando leggerò con il Kindle. Dai, troppo, 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 troppo bellino. Mi piace. Mi piace tanto sia acceso sia spento in realtà. È proprio cute, quindi molto, molto contenta. Poi ho preso al volo, io non ho capito neanche che cosa sia, questa specie di bustina, una specie di blind bag, credo sia. Ma vi giuro se vi dico che non ho idea di che cosa sia, c'è solo scritto che brillano al buio queste zucchette, facili da attivare per divertimento e sicurezza e si illuminano per ore. Non lo so, sono tipo degli anelli, non capisco. Se vado a leggere i contenuti sul retro c'è scritto 5 bastoncini luminosi, sembra una pazza, ma ok. Due anelli di zucca, una lanterna di zucca e un nastro. Apriamo, non ho idea di che cavolo sia. Mi è caduto un pezzo, sicuramente era qualcosa di essenziale, ma che cos'è? Non capisco. Ci sono questi bastoncini, dei quali uno mi è caduto a terra e adesso non lo ritrovo. Questo cordino e questi due anelli a zucchetta che assolutamente non capisco come si potrebbero mai illuminare, devo dire la verità. Forse questo è una collana per appendere questo? Credo di sì. Decisamente questo è un acquisto super super flop. Quindi questo era il mio mini shopping. Probabilmente se tenevo le mani nelle tasche e non le mettevo al portafoglio era meglio. Risparmiavo 3 euro. Ma ok, va bene così. Almeno lui è carino. Vai.